Salve a tutti e bentrovati da Gigi. Allora, è finito l'evento, se non sbaglio, delle auto americane. Non sono arrivato molto male, ho recuperato un po' e sono arrivato, se non sbaglio, 55esimo. E quindi niente, ho finito anche per quanto riguarda la campagna giocatore single player, questa in Dubai, dove ho ovviamente vinto il BMW e queste altre carissime macchine qui. E niente, io vorrei fare una cosa. In questo momento sono in svolgimento questi eventi. Adesso c'è quest'altro qui, Black Forest, che durerà effettivamente 20, 48 ore. E da poter fare con delle vetture di Foresta Nera e niente. Quindi, cosa vorrei fare? Vorrei fare così. Sono riuscito a recuperare delle vetture per fare le sfide. Quindi, senza star perdere molto tempo, e se non sbaglio, erano queste sfide qua, Expo Collection. Allora, i requisiti qua erano vetture BMW, se non sbaglio, o le ho già piazzate, e possiamo tranquillamente andare. Qua l'unica cosa, devo stare attento e guardare questo dato, che non vorrei ritrovarmi fregato proprio da queste carissime macchinine qua. Allora, ne facciamo andare. Quindi penso che con questo BMW non ci sia molti problemi. Effettivamente no. Ok, andiamo avanti anche con quest'altra BMW. Bene. Dopo c'è anche quest'altro che non dovrei aver problemi. Ovviamente vinto in maniera molto 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 facile. Ovviamente sono delle sfide molto semplici da poter fare. Il problema è avere le vetture adatte per poter partecipare a queste sfide. Quindi anche questa è andata, non ci dovrebbero essere problemi neanche qua con questa piccola macchinina Fiat 850 Spider, piccoletto, io livello 10 su 52. Ok, fatto qui, sbloccato, premi mi pare che non ce n'erano. Adesso premi con vetture Alfa Romeo. Allora, per quanto riguarda Alfa Romeo, so di non avere molti problemi, che di Alfa Romeo ce ne sono, quindi mettere questa, 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 questa e mettere anche questa, ma giusto per. Allora, 0-100 questa, anello di prova, ma metterei anche questa qui, metto un po' a casaccio, quindi le si vince tranquillamente. Aspettiamo un attimino, ok, facciamo così, 998, ok, qualche macchina schifosa sicuramente. Esatto, una Nissan Micra e 10 punti XP. Adesso ho un altro tentativo, però mi dice viaggio sulla costa amalfitana, entrata nella foresta nera, numero di fusioni 3 più. Allora, numero di fusioni 3 più. Vediamo un po' cosa mi più che altro per il numero di fusioni 3 più. Allora, metterei questa. Questa, vediamo quante ne devo mettere. 5. Questa qui. Questa qui, questa non ricordo se faceva parte della costa. Viaggio costa amalfitana, foresta nera. E questa. Vediamo se me l'accetta, non so, sì, me l'ha accettato. Allora, questa qui e poi sempre a casaccio. E proseguiamo. 208 addirittura.
999, potevi fare anche 1000. No, ci vediamo dopo io e te. Tentativi finiti. La prossima fatemi vedere un po'. Entra nella foresta nera, vetture, potenziamento 2100 più 3. Sono solo curioso di vedere quale mi dà, che non ricordo quelle che ho potenziato, ma sono sicuro che numero di fusioni 3 più, a quanto pare vetture entra nella foresta nera, non ce ne sono, non ce ne sono a quanto pare. Quanto pare, se provo a mettere la tag, no, effettivamente non ce n'è. No, no, attualmente pompate di quella serie lì no. Le prossime ancora sarebbe di nuovo Viaggio Costa Amalfitana, poi di nuovo uno o due posti 3 più 4 5 posti. Diciamo che tendenzialmente la potrei finire. Ma attualmente non è possibile completarla tutta. Dopodiché, cosa potrei fare? Vediamo un po', forse il calendario. Mancano 10 ore ancora. Expo Collection, non mi ricordo, forse qua c'era qualcosa. Tentativi 2-2. Però le vetture non so se sono disponibili. Forse sì, forse no. Non hanno selezionato la lista dei requisiti. Allora, vettura USA 2100 2 2102 4001. Allora, da livello 22 americane, esposizione internazionale. Allora, americane 2, quindi potrei inserire questa e volendo questa. Poi dal 32, il problema è che dal 30 ne ho una sola. Ne ho una sola di livello 30. Allora, scusate un attimo. Se vado un attimo qua e vado in paese, vettura americana, livello 30, American Dream, forse qui, Old Guard, Eco Friendly, non so, potrei sempre provare, vediamo un po', devo ricontrollare di nuovo, esposizione interna, posizione internazionale. Dal 30 al 102 e ne ho una. Dal 30 al 100, ma io ne ho una. E quello è il problema grande. Allora, posizione internazionale. C'ho solo questa. Posso provare, ma non credo che mi farebbe partecipare. Ah sì? Ah sì. Allora, riesco, facciamo così, a più lenta 12,6. Metto qua. Nova 96 strada tornante. Oddio, non vorrei far probabilmente sta farà molto schifo il fuoristrada. Allora no, levo questo fuoristrada per l'amor di Dio. E fatemi mettere, non so, posso mettere questa? Sì. Questa qui e questa qui. Andiamo un po'. Sì. Io credo di non dover aver problemi. Saltiamo, sì, ok, è andata benissimo, macchinetta da schifo sicuro, effettivamente sì, e 10 punti XP. Ancora un altro tentativo, esposizione internazionale AC e mi manca una vettura che è una AC.
Quindi se io dovrei fare così, esposizione internazionale, mi manca esattamente una, perché ne ho solo 4. Cioè, ci vorrebbe un'altra che non ho. Forse AC Pontiac. Non c'è, per il momento non c'è, non mi è uscita. Rover. Subaru. Vauxhall, no, non c'è. Mi sono momentaneamente impantanato in questo problema. E qua non posso, ovviamente. E, niente, ragazzi. Altre cose, non so, hanno inserito dei pacchetti BMW Premium e Porsche Premium, che o si paga 42.000 o in oro. E poi cosa c'è? Road Trip Premium 5,99. E poi niente, i soliti pacchetti che compriamo con i soldini, vabbè, il pacchetto Ceramic e tutto il resto. Va bene, ragazzi, io per il momento mi sono fermato qui. Sono l'una meno un quarto di notte e niente, ragazzi, io per il momento finisco qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.